Ciao a tutti da Vittorio. Me l'avete chiesto in tanti e quindi facciamo questi pronostici di Serie A, premettendo che mai come quest'anno è complicata la situazione e che ovviamente essendo il calciomercato ancora aperto tutto può cambiare da qui al 1 settembre. Quindi quelli che sono i giudizi di adesso, il 2 settembre potrebbero essere completamente diversi. Facciamo dalla settima alla prima quella che vincerà lo scudetto e speriamo di sbagliarne il meno possibile. Partiamo da un presupposto che secondo me quest'anno non vedo una squadra perfetta. Secondo me tutte le squadre di Serie A hanno un piccolo o grande difetto che non le fa essere strafavorite rispetto alle altre. Quest'anno sarà una corsa abbastanza combattuta, saranno i dettagli a fare la differenza, gli infortuni, il calendario, anche la corsa europea è sicuramente importantissima in questa stagione importante. Anche Luca Ciampi mi ha mandato le sue preferenze e quindi le faremo insieme. Partiamo dal settimo posto. Secondo me, settima arriverà l'Atalanta. La Fiorentina non mi convince neanche quest'anno. Credo che Italiano abbia evidenziato i suoi limiti e che la Fiorentina sia un po' una squadra che non riesce mai a fare quadrato. L'Atalanta invece è una squadra interessante che, un po' come gli anni scorsi, otterrà dei risultati clamorosi e poi perderà punti contro le piccole. Credo che il ciclo di Gasperini vada verso la chiusura, ci sono state delle cessioni importanti, ma tutto sommato l'Atalanta secondo me può chiudere al settimo posto. Anche Luca Ciampi dice che l'Atalanta chiuderà settima, credo che la sua idea sia abbastanza simile alla mia. Al sesto posto io devo dire che nonostante Mangiante dica che la Roma può lottare per lo scudetto, io vedo una Roma indebolita. Llorente lo scorso anno era panchinaro, adesso è titolare inamovibile nella difesa della Roma. Roma che secondo me al momento si è indebolita, non ha un centravanti, Ebriam è fuori per infortunio, Belotti credo abbia fatto un solo gol lo scorso anno ed è al momento titolarissimo perché non ci sono alternative. E Paredes, vuoi non vuoi, è una scommessa, così come Renato Sanchez. Insomma, la Roma delle big mi sembra la più debole al momento sulla carta. Ripeto, parliamo di oggi, 1 settembre può cambiare tutto, ma al momento la Roma io la vedo fuori dai primi quattro posti, fuori dalla zona Champions. E sarebbe un risultato molto negativo perché sarebbe il sesto anno consecutivo fuori dalla Champions. E anche Luca Ciampi la pensa come me, Roma sesta e quindi fuori dalla Champions. Chi arriva a quinto? Beh, qua secondo me iniziano a farsi difficili i pronostici perché secondo me le prime cinque sono tutte abbastanza vicine. Credo che potrebbero veramente cambiare molto queste posizioni. Luca mette quinto il Milan e devo dire che anch'io sono abbastanza d'accordo perché la cessione di Tonali è secondo me una cessione importante e soprattutto Loftus-Cheek, che adesso sembra diventato un fenomeno, era una riserva del Chelsea. Chelsea che lo scorso anno ha lottato per la retrocessione a un certo punto, non ce lo dimentichiamo, eppure Loftus-Cheek era fuori. Ecco, non mi convince il cambio Loftus-Cheek Tonali, davanti hai solo Giroud. Come centravanti, sì, hai un grandissimo Leao se ha voglia, hai dei giovani interessanti, ma il Milan secondo me non mi convince. E in più c'è Pioli che degli allenatori di vertice, dopo Garcia, è quello che mi convince di meno. Pioli ho avuto la sensazione che lo scorso anno avesse perso un po' il pugno della squadra e solo la penalizzazione della Juventus ha permesso al Milan di entrare fra le prime quattro. Quest'anno, senza penalizzazione della Juventus, vedo il Milan fuori dalle prime quattro. Però, ripeto, potrei sbagliarmi tranquillamente. Al quarto posto, anche qui è una dura lotta. Io credo che la Lazio ha fatto un mercato importante, ha comprato giocatori interessanti di prospettiva, però ha perso Milinkovic-Savic, che è vero. Lo scorso anno non ha fatto benissimo, ma nella prima parte di stagione Milinkovic-Savic è stato importantissimo. Secondo me quest'anno ci accorgeremo di quanto importante sia stato Milinkovic-Savic in tutti i reparti, in tutte le fasi, offensiva e difensiva, e quindi sarà un'assenza che peserà. Però la Lazio ha fatto un ottimo mercato. Difendere il secondo posto credo che sia molto difficile considerando che la Lazio quest'anno giocherà in Champions League, però io dico che la Lazio può finire quarta. Secondo me la Lazio ha una rosa da quarto posto e può finire quarta. Anche Luca Ciampi dice che secondo lui la Lazio finirà quarta. Finora direi che io e Luca abbiamo le stesse sensazioni. Ecco, terzo posto. Io
al terzo posto metto il Napoli. Non sono convinto assolutamente di Rudy Garcia. Secondo me è un allenatore tra virgolette bollito e soprattutto è un allenatore completamente diverso da Spalletti. Spalletti era comunque un allenatore dalle idee offensive. Rudy Garcia, non dico un catenacciaro, ma è un allenatore che ama il contropiede. E secondo me Garcia toglierà tanto al Napoli. Kim, secondo me, è un'assenza che non peserà tantissimo, ma pensare che il Napoli possa abbissare lo scudetto mi sembra impossibile. Io credo che qualcosa non funzionerà come lo scorso anno e questo costerà al Napoli i primi 2 posti. Io credo che il Napoli finirà la stagione terza, che sarebbe comunque, secondo me, un ottimo risultato, visto che, io ripeto, Rudy Garcia non mi convince per niente. Invece Luca Ciampi mette al terzo posto l'Inter, che secondo lui finirà dietro al Napoli e alla Juventus. E allora chi arriva seconda, secondo me, in questo campionato? Ma secondo posto io vedo l'Inter, perché è vero che non è stato quel grande mercato che pensavano tutti, no? Si parlava di prendere Lukaku, poi addirittura sembrava Vlahovic, insomma sembrava dovesse arrivare un grande centravanti all'Inter, è arrivato Arnautovic, che non è un grandissimo centravanti. Però tutto sommato l'Inter ha una bella struttura a centrocampo, secondo me l'Inter, se tutto gira, ha un centrocampo molto interessante, no? Calhanoglu, Barella, è arrivato Frattesi, insomma il centrocampo dell'Inter secondo me sulla carta è il più forte della Serie A. Serie A mediocre, ma comunque il centrocampo dell'Inter secondo me è uno dei più forti. Dietro c'è un qualche incognita perché De Vrij si ritrova titolare, hai perso Skriniar e soprattutto non hai Onana e hai preso il portiere del Bayern Monaco che lo scorso anno non è che fosse andato benissimo in Germania, anzi Sommer del resto appena arrivato dopo 6 mesi il Bayern l'ha lasciato andare, questo è un segnale secondo me importante di quanto avesse fatto bene, però l'Inter secondo me ha le carte in regola per arrivare seconda. E per me seconda arriva l'Inter, per Luca invece secondo arriva il Napoli di Rudy Garcia. Vedremo chi di due avrà ragione e quindi chi vince lo scudetto. Per me lo vince la Juventus, che so può essere una sorpresa per qualcuno, ma secondo me è difficile pensare che la Juventus possa fare male per così tanti anni consecutivi. In più, se Chiesa ritorna dall'infortunio, bene, se Vlahovic ritrova la porta, la Juve là davanti è fortissima. In panchina c'ha Milik che comunque i suoi gol li fa e poi c'ha Kostic che non può fallire un altro anno, Rabiot che lo scorso anno ha fatto bene e in più recupera pure Pogba che non credo salterà un'altra stagione, Weah è un giocatore intrigante, insomma la Juve secondo me soprattutto considerando che non giocherà le coppe europee ha un grande vantaggio e per me visto che le altre squadre non è che abbiano fatto un grandissimo mercato la Juve potrebbe vincere lo scudetto, non ci metto una mano sul fuoco onestamente perché sì, la Juve è una buona squadra, ma non è molto più forte delle altre. Per me, alla fine, la differenza la farà l'assenza delle competizioni europee, che consentirà ad Allegri di avere una settimana per preparare le partite, e tutto sommato una rosa un po' più profonda delle altre, soprattutto con tanti giocatori che lo scorso anno hanno deluso e che quindi quest'anno proveranno a fare meglio. Anche lo stesso Bremer, lo scorso anno, grande acquisto da Juventus, possiamo dire che fece molto male. Insomma. La Juventus ha voglia di rivalsa e ha i giocatori per vincere lo scudetto, per cui secondo me sarà la Juve a vincere questo scudetto. Poi ovviamente dipende da quello che succederà da qui a fine calciomercato, ovvero il 1 settembre. Invece la SNAI, tanto per smentirmi, mette Inter favorita a 3, poi c'è Napoli, Juventus e Milan a 4,5, quindi la SNAI non si sbilancia molto sulle altre squadre, poi mette la Roma a 12 e la Lazio a 15, quindi secondo la SNAI la Lazio finirebbe sesta e la Roma quinta. Voi che ne dite? Fate i vostri pronostici qua sotto e poi vedremo chi avrà ragione. Probabilmente dopo il 1 settembre rifaremo questa classifica perché con gli ultimi colpi di mercato magari qualcosa cambierà. Grazie, alla prossima.